possiamo dire che l'amicizia è la storia trainante di Insieme alle Moto di tutto questo periodo. Infatti oggi abbiamo fatto questa cosa, abbiamo messo in piedi questa associazione e siamo gli stessi amici che eravamo oltre 30 anni fa. Questa cosa qua è nata perché era un po' di anni che cercavo un posto per ritrovarmi con i vecchi amici, fare un circolo, fare un club, un posto dove star bene, dove stare in tranquillità, senza menate, senza rivalità, dove trovarsi, divertirsi e essere accomunati da una sola passione. Sono stato ragazzino a fine anni 60 e adolescente negli anni 70, quindi innamorarsi delle moto era una cosa dovuta quasi. In più c'è da dire che già mio nonno era motociclista, mio padre era meccanico, quindi i motori ci sono sempre stati e io ho sempre giocato in officina. Le moto che vedevo intorno a me, e le vedevo qua, nei paesi limitrofi, Martignacco, Ceresetto e via dicendo, erano dei chopper magnifici, cose che non vedevi all'epoca in nessun'altra parte d'Italia. Quindi non potevo crescere senza che questi fossero i miei eroi. La mia strada doveva per forza diventare quella lì. Io avevo meno di 20 anni e dopo qualche anno mi sono comprato una moto del genere, l'ho trasformata e sono praticamente diventato uno di loro. Loro vivevano in una realtà completamente diversa da quella che poteva essere quella del Friuli rurale di quegli anni, nel senso che lavoravano tutti insieme, avevano una pulitura metalli e lavoravano per delle cromature, si costruivano le moto insieme, giravano insieme e vivevano insieme. Avevano un vecchio casale a Colloredo di Montalbano che poi è andato distrutto col terremoto e noi nel 78 abbiamo messo in piedi il nostro primo motoclub, diciamo, che si chiamava Black Shadows. Mi ricordo, mettevamo in cassa 20.000 lire al mese per aiutare a comprare la moto quelli di noi che non ce l'avevano. All'epoca c'era il boom delle moto giapponesi e noi quindi compravamo le moto inglesi che nessuno voleva e che trovavamo per poco. Poi nell'officina che era di mio padre, se si trovava la sera, era diventato anche un punto di ritrovo e lì abbiamo costruito i nostri chopper. È stato un buon periodo, purtroppo è durato solo 3 anni fino all'81. E a fine 82 sono nati i Road Riders, sempre da me e da 5-6 amici fissi. Nell'83 abbiamo fatto il primo raduno chopper in Italia. C'era stato qualcosa del genere 10 anni prima, a Rimini, una cosa molto piccola. La realtà Road Riders esiste ancora oggi, anche se nessuno di noi ne fa più parte, però sono 35 anni che portano avanti questa storia. Mi sono sempre occupato di moto o di settori contingenti alle moto come lavoro e nel 97 ho avuto l'opportunità di lavorare per Bikers Life. Ho fatto 4 anni lì come redattore, poi mi sono messo in proprio, diciamo, ho cominciato a fare il freelance, ho lavorato per praticamente tutti i giornali italiani e anche per molti giornali esteri. Mi occupavo di chopper, di special, di moto anni 70. Un anno e mezzo fa abbiamo trovato la disponibilità per questa caserma, era un disastro, ho chiesto l'aiuto dei miei amici, Phobos, Ivan, Didon, Satana, Angelo, Nini anche, e siamo partiti. Ovviamente non c'è mancata la gente che veniva a vedere e ci ha detto se siamo pazzi e che non saremmo mai arrivati in fondo, però nel giro di un anno, da ottobre a ottobre, abbiamo aperto. Il leitmotiv portante ovviamente è la moto. Oltre al bar c'è una sala di vita officina dove giochiamo con i nostri mezzi. C'è una sala di lettura dove ci sono tutti i giornali che mi arrivano come collaboratore e anche tutti i motociclismo o i giornali d'epoca risalenti fino agli anni 60. C'è una sala riunioni e c'è un teatro di posa. Abbiamo fatto una rampa in modo che se abbiamo qualche evento fuori portiamo dentro le moto che ci interessano e possiamo fotografarle o farle dei video. Poi alla fine sarà allestito, anche questo non è ancora pronto, un mercatino dell'usato permanente. Tutti quelli che hanno qualcosa, un casco, una marmitta, un carburatore o quant'altro da voler vendere o scambiare, possono metterlo lì con il loro numero e il cerchio si chiude. Ovviamente questo posto è aperto a tutti e si entra con la tessera. Sono tutti benvenuti quelli che vogliono venire qua per divertirsi e stare in armonia con noi.